ja Messi chuta Messi gol. Messi, della primera part del partit, al mig del camp juga el Getafe, pressiona el Barça, talla la pilota Deco l'envia cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi més cap a la dreta per Messi, immens Messi, encara Messi, increïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai això, no ho he vist mai, increïble, quina jugada, Messi, però molt més, i encara més, i tot, i més. I en lectures, a més. Increïble. Espectacular. Increïble. El que li faltava a Messi perquè el comparin amb Maradona, perquè aquest gol s'assembla al del Mundial 86. Sí, espectacular. Sí.
Però espectacular, espectacular. Jo l'estic veient repetit, ja és la tercera vegada que ho veig. Primer se'n va de dos jugadors, després de quatre més, encara el porter també se'n va, després un altre intenta sota els pals arribar, però no pot perquè ell li aixeca la pilota per sobre. Tot això ho fa en 12 segons, arrenca a camp del Barça i realment, com dieu, s'assembla moltíssim al gol de Maradona al Mundial. Quatre jugadors de mig camp, el porter, un defensa sense angle, xuta porteria, rep la pilota a camp propi, es treu dos homes de sobre, creua 50 metres, creua una pilota sobre la rea de fons gairebé sense angle, un gol de número 1 mundial de tots els temps, o sigui, no un gol d'un nen que promet. No, un gol de Maradona, un gol de Maradona. Sí. És que comença amb dos túnels, o sigui, això no ho va fer Maradona. Sabeu qui la recupera? Rakitic està fent un partidàs. Sí. Un partidàs. Sí. Rakitic, dona-li. La passada per Messi, que no està fora de joc. Entra a l'àrea Messi, el detall de Messi, la pica, gol! Gol! Gol, 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 gol. El que acabo de veure és demencial, el que acabo de veure és descomunal, el que acabo de veure és que no és d'aquest món, és que no és del que món. Però què ha fet amb la pilota Leo Messi? Leo Messi, encara Boateng, li fa una finta i un retall, el deixa assegut a terra, el deixa sense cintura, espera la sortida de Neuer i picadeta, 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 gol. Gol del Barça, gol de museu, de traca i mocador, de pitet i del que vulgueu. Gol antològic, gol antològic de Leo Messi, que acaba de deixar amb un pam de nas Baviera sencera. Tots drets, mocadors a l'estadi, reverències, estàtues, monuments, el que faci falta per donar-li les gràcies a un jugador únic, a un jugador universal, a un jugador que ens acaba de regalar una jugada que només és a l'abast dels elegits. Barça 2, Bayern de Munic 0. Gràcies, Messi, per tanta bellesa, per tanta imaginació, per tanta creativitat. Gràcies, Messi. Barça 2, Bayern 0. Petitó, petitó, Messi, Messi. Olé, olé, olà, olà, ser del Barça és el millor que hi ha. Olé, olé, olà, olà. Bona nit a tothom de RadioArmaFutura.it. Torna la Penya Blaugrana Roma dopo tanto tempo per il rinnovo di tecnico di Radio Roma Futura e cominciamo subito la trasmissione, che non sarà lunga questa sera perché per via degli impegni di Champions, appunto, del Barça, siamo accavallati sia nella programmazione di Radio Roma Futura tra noi e la Tana dei Lupi, ma ovviamente la Tana dei Lupi che viene dopo di noi sarà di un clima completamente differente. Gran Barça ieri sera, Barça che grande cuore, grande contro tutto e tutti, vinciamo 2-1 in 90 secondi, un minuto e mezzo, il gol di Sergi Roberto e poi il grandissimo gol del Charrua dell'Uruguaggio Luis Suarez. E cominciamo subito con un grande collegamento telefonico con un grande tifoso blaugrana, un culé doc in terra napoletana, cioè Francesco Buonacura. Ciao Francesco. Buona nit, Barça. Visca Catalunya. Senti Francesco, fammi un po' una disamina tecnica. Non ci siamo sentiti per un po' di settimane. Io quasi quasi pensavo che qualche disgrazia come il pareggio di Roma, il 4-1 preso al Celta, fosse colpa mia che ancora non facevo la trasmissione. Poi abbiamo sbloccato in campionato, insomma, con la Spalmas anche, però insomma poi abbiamo sbloccato ieri sera, no? Beh, se non avessimo vinto nemmeno contro il Las Palmas, avrei da buon scaramantico avrei pensato a questa cosa della trasmissione. Esattamente. Si è vinto, cioè a me non lo so, io sono sempre stato uno che ha apprezzato il gioco del Barcellona perché diverse, a me personalmente diverse moltissimo,
è spettacolare. Io amo il calcio alla olandese di Cruyff, quindi state girosi, calcio totale. Però in queste partite, seppur visitate, un po' messo da parte questo mio personalissimo gusto e ho dato più spazio alla concretezza. Non che una donna abbia divertito, però l'ho fatto passare in secondo piano. Cioè, non sono ipercritico verso la squadra che per la seconda volta ha vinto tutto. No, vabbè, ma per carità, ma noi, cioè, non è che possiamo, appunto, come dici te, essere critici contro un gruppo che, come ha vinto il triplete, contro uno staff tecnico che ha vinto il triplete. Infatti io sono sulla linea di Luis Enrique, che ieri si è lamentato per la prima volta da quanto è al Barça, che ieri ci sono stati questi affidamenti, questi fischi che si sono sentiti. Io l'ho sentito dalla TV. Senti, tu hai visto la partita su Premium, giusto? Sì. Oh, io ho visto, certo. Ecco, io invece ho visto la partita non su Premium, ma ho visto la partita grazie ai mezzi che internet ci fornisce. Su ieri è stata trasmessa in Spagna, un po' come è stata trasmessa la Roma. Come è stata un po' trasmessa la Roma su Italia 1, Antena 3 in chiaro. Esatto, in chiaro, perché in Spagna ce l'ha i diritti, per il chiaro c'è la Antena 3. Devo dirti, caro, che a me non è piaciuto per nulla il commento, l'urlo. È vero che gli spagnoli lo fanno, diciamo, ispanici, anche poi i sud latinoamericani, no? Quelli di lingua spagnola lo fanno, questo urlo, insomma. Però mi è sembrato esagerato al gol del Bayern. Poi ovviamente si sono ripresi, e poi insomma anche quello che dicevano, insomma, non è che era di mio gradimento, ecco, devo dirti, caro Francesco. Poi è successa una cosa che vorrei raccontarti e raccontare anche a chi ci ascolta. Bene. Sai, io le faccio tutte. Stavamo vedendo la partita alla sede della Vigna e c'erano anche, insomma, dei sostenitori che guardavano l'altra partita, sia la della Roma. A un certo punto, che stava andando male ovviamente, e a un certo punto io ho fatto una cosa molto semplice: cominciare a girare, mi sono alzato, continuavo ho spento il mezzo sigaro, e poi a un certo punto ho tolto l'audio. Che cosa ho fatto? Ho preso il telefonino, l'iPhone 5S che ho, e con ovviamente il dietro con lo stemma del Barça, e mi sono collegato a Catalunya Radio con Joaquín María Puñal, e caro mio, e lì sono usciti tutti e due i gol, quindi sarà un segno divino che in castigliano perdevamo 1-0, in catalano abbiamo vinto 2-1. Ma io quindi da Scaramantico non posso che approvare questa scelta di audio. Io però te l'ho detto, con telecronaca in italiano, devo dire la verità, e siccome una sfida come italiana o una sfida del Barcellona poteva aiutare, non è che ho sentito grandi sostanze o che cosa, anzi con telecronaca abbastanza equilibrata per quello che mi aspettavo. Quindi è stata, però vorrei sapere una cosa, perché sì. Ma ci propone due belle registrazioni al gol di Suarez. L'ho preparato ovviamente dal nostro amico Jean-Marie Pau di Raku. L'ho preparato e le sentiamo dopo. Senti, mi fai un po' una, perché ieri è stata la partita, insomma, in cui forse qualcuno ha anche detto che è stata la peggiore partita di quest'anno del Barça. Io dico di no, perché le peggiori partite sono quelle in cui perdi. C'è poco da fare, il calcio è uno